Amici 22, Emanuele lo svela quando è nato l'amore con io impazzivo già per lei, poi mi ha chiamato per... Nella seconda puntata del serale di Amici 22 il guanto di sfida dei professori ha visto la passionale esibizione di Emanuele Iacono e Lorella Cuccarini. Sulle note di brivido felino di Adriano Celentano e Mina, i coach del team Cuccalo. Formato da Alessio, Mattia, Wax e Federica, hanno lasciato il pubblico senza parole. A stupire maggiormente è stato il bacio finale tra il coreografo e la cantante. Tant'è che Maria De Filippi ha chiesto ai due se avessero informato i rispettivi partner. Io di Lorella mi fido ciecamente con suo marito. Voglio sapere se tu glielo hai detto. Ha incalzato la conduttrice rivolgendosi ad Emanuele, che ha risposto, glielo ho detto. Ma è abituata. Come noto, il 43enne è il compagno della cantante Giorgia, alla quale è legato sentimentalmente da 20 anni e con la quale ha anche un figlio, Samuel, nato nel 2010. A onor del vero, Giorgia, guardando Amici, ha commentato entusiasta le esibizioni del compagno. Come lo stesso Emanuele ha ammesso in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Parlando della cantante, il coreografo ha svelato come è iniziata la loro storia d'amore. I due si supportano a vicenda e, in occasione della recente partecipazione di Giorgia al Festival di Sanremo. Emanuele ha confessato di non essere riuscito a trattenere l'emozione quando l'ha vista sul palco con Elisa. Del resto, la stessa Giorgia ha risposto su Twitter alle preoccupazioni della De Filippi. Commentando un post della Cuccarini sulla passionale esibizione con Emanuele. Tra Lorella ed Emanuele, infatti, non c'è altro che un rapporto di stima e amicizia che dura da più di 20 anni. Il coreografo ha rivelato in quale occasione ha conosciuto la ballerina, che ha definito precisa e perfezionista.